Salve ragazzi, bentornati sulla nostra custom map assurda From Ashes Reborn. Siamo allora in questa stanzetta che secondo loro dovrebbe essere un posto sicuro. Qua c'è un cartello che mi diceva sei al sicuro, da qualche parte c'è un cartello. Qua fuori ci sono dei creeper pronti a farmi la festa, tantissimo. E io sto con questo ragazzi, non ho cibo, non ho assolutamente nulla. Adesso ho anche un po' di cibo per fortuna. E c'ho pure qualcosa che assomiglia a un'armatura. Ok, e qua dovrebbe esserci un dispenser che fa roba, ma purtroppo non fa niente. Abbiamo un alambicco, abbiamo una crafting table, abbiamo un po' di cose. Ok, e c'è pure una bellissima pedana che mi dà giustamente resistenza per un minuto. Ok, va bene. Ora la cosa che sicuramente dobbiamo fare è leggere questo libro. You are safe now. Sì, sono salvo adesso. Voglio proprio vedere perché sono salvo. Voglio leggere sto libro. Allora, benvenuto alla nostra nuovissima, facilissima disegnata. Vabbè, insomma, sto in una zona ideata per salvarmi da un'apocalisse nucleare. Per solo 10 milioni, ecco, posso comprare la mia salvezza. Benissimo. E riservarmi un posto nella nostra stanza di crio. Oh mio Dio, cioè questi mi vogliono sul gelà praticamente. Niente ti può toccare qua, va bene. Cioè praticamente, ma che è una pubblicità? Vieni qua, ti fai congelare e poi loro ti scongelano quando sarà. Va bene, secondo me non ha funzionato molto sta stanza comunque. Allora ragazzi, siamo messi malissimo, diciamoci la verità, siamo messi veramente male, ma proprio malissimo. Io ora cercherò di arrampicarmi mangiando sti pescetti orribili e vediamo qua su che cosa è successo, perché vi ricordo che qua è scoppiata una bomba perché loro evidentemente avevano catturato qualcuno. Questa persona che avevano catturato in pratica aveva nascosta, non so dove, addosso, da qualche parte, una bomba che poi esplosa e è successo il casino. Quindi penso che sto posto sicuro sia allegramente andato all'aria. Vediamo un po'. Infatti sento. Vedete, è un po' un casino. Vedete, porca zozza c'è un creeper. Porca zozza c'è un creeper tantissimo. Raga, come la vedo brutta. Ok, io pensavo che questa mappa fosse molto più tranquilla, invece questa mappa è la tragedia. No, non posso farlo mai ragazzi, ci sono i mob spawner pure lassù. Il creeper è ancora vivo? Io penso che sia morto. È ancora vivo perché lui è un creeper atomico che non muore mai. Perfetto. Ok, il creeper mi ha appena seccato tutto. Io lassù come cacchio ci arrivo? Non c'ho niente, non c'ho armi, raga, siamo messi proprio. Oddio, che brutta situazione, che brutta. Io non mi aspettavo. Attenzione. Sento rumori molto inquietanti, signori. Ma io cosa? Vedo anche dei nomi. Io devo salire su, ragazzi. Io in qualche modo dovrò salire su, ma io secondo me ci muoio tantissimo. Raga, lo sappiamo tutti come finisce. Io salgo su, muoio, rinasco fuori e dovrò ricominciare tutto quanto da capo. Non è per niente quello che volevo fare. Un po' più di luce si può avere, ragazzi, in questo posto orribile. Sì, grazie. Allora, dobbiamo cercare un attimino di capire com'è la situazione quassù. Sì, magari se potessi evitare di morirci da solo sarebbe anche meglio. Ok, mi prendo un po' di resistenza. Intanto devo mangiare, raga. Mamma mia. È una situazione abbastanza angosciante, devo dirvi la verità. Non è per niente divertente tutto ciò. Attenzione. Allora, devo cercare di... Intanto illuminiamo. Cioè, cerchiamo di illuminare qualcosa. Ok, qua ci sono dei... Questi sono quelli... Ma se siete ibernati, perché cacchio... No, sono fortissimi. Sono fortissimi, che cavolo. Non mi danno neanche il tempo di... No, sono rimasto bloccato. Oddio, posso scappare. Raga, è un casino. Raga, qua è la tragedia. È la tragedia finale massima. Qua ci moriamo tantissimo. Io devo bloccarli. Devo rompere sti cosi. Loro non devono salire. Vai giù, maledetto. Andate tutti quanti giù. Spero che dietro di me non ci sia nessuno. Spero veramente che dietro di me non ci sia nessuno. Devo bloccargli la salita. Ok, almeno li ho bloccati. Silenzio. Siamo tutti quanti che almeno li ho bloccati. Siamo tutti calmi, signori. Li ho bloccati, non si vede un cacchio ovviamente. Ma va bene, non fa niente. Qua che cosa c'è? Aspetta, che prima di rompere... No, rompo. Permesso? Che è stato? Non ci credo, una trappola così scema mi ha fregato. Ma porca zozza, sta scoppiando tutto qua sotto, raga, è una tragedia. Moriremo malissimo. Ok, vabbè, siamo di nuovo qua. Ok, penso che sia il caso di uscire a questo punto. Insomma, usciamo un attimino all'aperto, ragazzi, perché qua la situazione si fa veramente pericolosissima. Cioè, pericolosissima. Sono morto 14 miliardi di volte. Non è pericolosissima, è la fine dell'universo sto posto. Quindi io devo riattrezzarmi un attimino da zero, perché non c'ho nulla. Meno male che è giorno, almeno questo. Sì, dungeon 1, 2, ciao. Va bene. Allora, andiamo un attimo a casa e vediamo che cos'è che avevamo di buono. Ma secondo me ci abbiamo niente, non ho manco ripiantato la roba, raga. Non ho fatto niente. Allora, sì, devo rifarmi un po' di robe.
Ok, vabbè ragazzi, io farmo un po' qualcosa e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, non ci crederete, sono anche morto, cioè non vi dico niente. Comunque, ho fatto anche l'allevamento di pecore, c'erano due pecore, non le avevo viste, porca zozza, quindi potevo farmi anche del cibo. E non importa, non importa, ho trovato anche questa che stava nascosta nella cesta sulla barca, insomma l'avevo posata io all'inizio, me l'ero completamente dimenticata. Diciamo che siamo attrezzati un pochino meglio di prima, quindi adesso molto molto sciallosamente io mi rinoltrerei qua dentro, ma stavolta ragazzi dobbiamo giocare molto strategici. Cioè stavolta dobbiamo veramente essere super strategici, perché altrimenti se muoio un'altra volta, ve lo giuro, potrei sclerarci malissimo io in questa mappa. Quindi innanzitutto iniziamo a togliere le cose pericolose, che sono queste. Lo so, potevo sfruttarle a mio vantaggio, ma in realtà no. Quindi le togliamo semplicemente così. Casca. Ok, sì, sta passando. Qua che altro c'ho di carino? C'ho un berretto, mi prendo anche questa. C'avevo anche del pane. Ok, gli scudi purtroppo li abbiamo finiti, raga, non c'è il ferro e niente, non ci posso fare nulla. Ma non è un problema, perché adesso che io levo tutta questa lava tantissimo proprio da tutte le parti, secondo me la situazione potrebbe migliorare un tantino. Allora, cerchiamo di non morirci male, ovviamente, in questa faccenda, possibilmente. Ok, così va bene. Vediamo qua da dove arriva quest'altra lava. Lì c'è dell'altra lava che scorre praticamente tantissimo. Io devo stare molto attento, ragazzi, perché uno scheletro che mi becca ed è la fine della partita di nuovo. E sinceramente mi sarei anche un attimino rotto le scatole io di ricominciare sto livello, eh. Ok, non ci arrivo. Bene, sono contento. Vabbè, ci arriverò da qua, non fa niente. Posso bloccarti? Per favore. Abbiamo chiuso? Abbiamo chiuso, signori. Ok, in teoria la lava sta scemando rapidamente e quindi dovremmo essere in grado di scendere almeno senza avere la lava in mezzo alle balle, il che è un'ottima cosa. Ci metterà un anno, quindi aspettiamo che la lava sparisca. Ok, allora ragazzi, la lava sta scendendo lentissima, cioè proprio veramente tanto lenta, quindi non c'ho voglia di aspettare. E intanto inizio a scendere. Ok, prendiamo l'arco, tanto per essere un attimino simpatici, e sfruttiamo, no, non posso sfruttare sta roba perché altrimenti è un casino. Niente, non sfrutto niente, volevo sfruttare l'illuminazione della torcia nell'altra mano, ma con l'arco poi diventa un casino, quindi niente, piazziamo le torce alla vecchia maniera e non ce ne frega assolutamente nulla di nessuno. Ok, bisogna illuminare, cioè il segreto è tutto quello. Su Minecraft, se illumini la vita ti sorride, quello è il discorso da fare. Allora io sto illuminando abbastanza bene quasi tutto e quindi con molta calma, senza prendere danno, scendiamo giù e avviciniamoci a quella zona mortalmente mortale o terribilmente terribile, che è appunto il posto dove siamo morti tantissimo. Qua mi era esploso tutto, qua non c'è niente di utile, magari un saltino qua lo riesco anche a fare, poi un saltino qua. Ok, ci stiamo avvicinando ragazzi, con calma, teniamo gli occhi aperti, arco alla mano, anche se insomma non è che è proprio indispensabile l'arco. Questa qua non l'ho chiusa perché non lo so, ho sentito dei rumori, e ho sentito dei rumori tantissimo, non è vero. Ok, là c'era la zona della crio cosa, che per il momento salterei, e qua ci sono dei ragni simpaticissimi che spawnano in un modo incredibile, quindi a sto punto io voglio raggiungere quelle chest che sono qua sotto, perché sicuramente c'è qualcosa di buono. Il problema è solamente uno: come le raggiungo io quelle chest? E io non ne ho proprio idea, ragazzi, sinceramente non lo so. Qua se rompo posso scendere qua. Ok, cerchiamo di non intrappolarci in modo terribile però, quindi cerchiamo di procedere con calma. Dov'era la chest? L'ho vista tantissimo, eccola, sta lì la chest. Allora potrei anche decidere di arrivare a prendere quella chest, perché in teoria se io faccio un buco qua e poi faccio un buco qua, in teoria ci arrivo. Non ci arrivo mai, porca zozza, non ci arrivo mai. Perché? Perché ho le zampette corte, quello è il problema. Posso mettere una torcia, non posso mettere, non posso fare niente, raga, non posso fare nulla. Ok, continuiamo a scavare sti cosi, sperando che i ragni non si ricordino di essere dei ragni e iniziano ad arrampicarsi tantissimo. Però per il momento mi sembrano dei ragni molto rincoglioniti. Non è vero mai, non è vero. Sono ricordati che sono dei ragni. Attenzione, però stavolta ho le shears del potere. Con queste non mi farete nulla perché vi secco tantissimo. Guarda, spammo proprio in un modo violento. Ok, mi hanno buttato giù. Attenzione, attenzione che potrebbe essere mortale questa zona. Mi hanno buttato giù tantissimo. Devo mettere una torcia. Ok, posso resistere. Creamor, ci credi, credici, credici che ce la puoi fare. Ce la puoi fare tantissimo, ammazza questo, ammazzalo tantissimo, metti un'altra torcia, piccone, piccone, dove l'ho buttato il piccone, porca zozza? Eccolo qua, rompi, 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 ok, ok, le torce, dove sono? Il piccone va qua, c'ho tutti gli attrezzini spostati, fermi, ok, ce l'abbiamo fatta, siamo scesi, questa è la chest, cosa c'è? Porca miseria, io sono sceso per queste quattro cretinate, non ci voglio credere, vabbè, vabbè, non fa niente.
Siamo scesi e là c'è un'altra cesta, attenzione, non vedo mob, per il momento non vedo mob, io intanto illumino ragazzi, io sto illuminando tutto, il signore delle torce mi devono chiamare, qua potrebbe esserci un problema, non lo so, metto una torcia qua, non si sa mai, scaviamo qua dietro, lo sapevo, fermi tutti, c'è la sola qua, allora, qua devo rompere questo e poi andare a mettere un blocco lì, mi sposto un attimo così evito di morirci male, faccio così e in teoria, cosa c'ho? Allora, looting 5? Questo è interessante. Cioè, ho quasi il terrore di prenderla sta spada, perché looting 5 è tanta roba, ragazzi. Looting 5. A cosa mi servirà looting 5? Io non ne ho proprio idea. Comunque, siamo arrivati qua in fondo e abbiamo scoperto che qua in fondo, fondamentalmente, a parte questa bellissima spada, che comunque è una spada di legno, quindi durerà praticamente 4 colpi e poi muore, a parte questa spada non c'era assolutamente nulla di utile per cui valesse la pena scendere qua giù. Però noi non lo sapevamo e quindi siamo scesi tantissimo. Ora io vorrei risalire, mi rifaccio il giro, ragazzi. Quindi andiamo nella zona dove erano i ragni, saltelliamo felici come dei ragni impazziti. No, non riesco a saltellare, adesso saltello felice, ok, saltelliamo così, così, perfetto. Dove cacchiarola si va? Ok, datemi delle indicazioni, signori, delle indicazioni. Ok, vai, metti questa roba qua, risaliamo su con molta calma. Stavolta cerchiamo di giocare bene. Non moriamo, perché l'altra volta siamo venuti qua su, diciamo che non eravamo attrezzati molto bene, non avevamo le torce ed è successo un macello esagerato. Adesso siamo un pochino più attrezzati, quindi con piccone alla mano, che qua ci sono ancora i creeper che spawnano, io lo so. Ma ho rischiato tantissimo di morire, quanto ho rischiato di morire. Entro qua dentro e chiudo il creeper fuori. Oh mio Dio, ok, siamo di nuovo qua, bene. Adesso visto che siamo qua, io però sta bella roba me la butto un attimino qua dentro, perché potrebbe tornarmi utile, quindi non ha senso portarsi tutta sta roba appresso. Tipo, cerchiamo di salvarci in qualche modo nel caso dovessimo morire male. Il piccone lo metto qua, c'ho ancora la zappa, cosa ci faccio? Perché ho craftato una zappa? Non lo so, mi ero sbagliato. Va bene ragazzi, quindi posso salire, mettiamoci una pozione di instant health così a portata di mano e vediamo qua su che cosa c'è di bello. Io ero riuscito a salire tantissimo, poi avevo anche chiuso la zona, insomma avevo fatto delle belle cose, ma non mi ricordo cosa. Allora intanto io illuminerei tutto, qua c'è scritto... Aspetta, non faccio in tempo a leggere. Un attimo, con calma. Saliamo qua. Qual era la zona illuminata? Non era questa. Vabbè, intanto illuminiamo, ragazzi. Facciamo opera di illuminazione selvaggia. Alla ricerca dei mob spawner. Non sto nemmeno leggendo. Tu devi morirci malissimo. Hai capito che devi morirci malissimo, maledetto bastardo. Sono inseguito da un creeper. Ok, ho trovato il punto dove ero prima. E il creeper mi sta inseguendo. Ci sono un sacco di creeper. No, no, no. Non voglio morire stavolta, ragazzi. Stavolta non voglio... Stavolta no. C'è anche uno scheletro, lo scheletro è pericoloso, lo scheletro è molto pericoloso. Allora, dobbiamo fare una cosa veloce, raga. Devo salire qua, così, mi devo fare, meno male che ho detto una cosa veloce. Per favore sali, metti di piccone, rompi l'unica strada d'accesso qua, perfetto, illumina tutto. Ok, con calma. Siamo qua, siamo di nuovo qua. E c'ho pure lo scudo, dammi subito lo scudo che mi serve tantissimo. Mettiti lo scudo qua. Ok, abbiamo uno scudo, ci possiamo difendere. Cioè, più che difendere, ci possiamo parare. Va bene, cerchiamo di capire che cacchio... No, 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 questo è illecito. Cioè, avete visto tutti che non è giusto, cioè questo non è valido. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Porca zozza, raga, mi sto terrorizzando. Io mi sto realmente terrorizzando tantissimo. Chi è che mi ha colpito e perché mi hanno colpito? Fermi, fermi tutti. Oddio, che cosa sta succedendo in questa mappa? Chiudiamo sti buchi. Sto sprecando anche blocchi così a gratis. Con calma, blocca qua. Chiudi qua. Ok, mangiamo. Cosa cacchiarola è successo? Non lo so. Comunque, noi eravamo entrati qua dentro. Madonna, raga, qua esplode roba. Raga, qua sta esplodendo roba. Io mi sto terrorizzando. Cioè, sento solamente rumori, ma non so che cosa sta succedendo. No, questa custom map è terribile, signori. Questa custom map è terribile. Sto finendo anche le torce un'altra volta. Ragni che cascano, ma che è il delirio. Allora, qui c'era una pressure plate, qualcosa. La evito tantissimo. Era quella. Aspettate che mo la sfascio. Era questa, ok. Non vedo manco più le pressure plate, signori. Attenzione. Ok. Ok, con molta calma. Guardiamoci benissimo intorno. Ma no, raga, qua si muore male. Guarda, le cariche di fuoco c'aveva sto coso. Le frecce dammele che mi servono, grazie. Se mi fosse spuntata una freccia magari non sarei morto malissimo.
C'ho un altro piccone e altre torce. Oh, vedi che adesso si ragiona. Vedi che adesso si ragiona. Guarda, questo me lo conservo per dopo. Bene. E intanto facciamo un attimo un piccolo change di cibo. Inizio a mangiarmi roba più buona. Allora, qua dentro ci deve stare sicuramente il blocco di lana. Quindi cerchiamo di guardare un attimino le zone. Ma qua è brutta, raga. Qua sta zona è terribile. Ma come cacchio fai a spostarti? Anche perché finora io non ho ancora visto i mob spawner. Quello è il problema. Qua è morta gente. Ok. Allora, i mob spawner in questa mappa sono un po' nascosti. Il che non è che mi piaccia tantissimo. Perché voi lo sapete quale altra mappa aveva i mob spawner nascosti, vero? Lo sappiamo tutti. Non nominerò quel nome, però lo sappiamo. Qua dentro cosa c'è? Doppia porta. E che cos'è? Un bunker assassino? Permesso? Buongiorno. Sembra una casa tranquilla? Sembrerebbe qualcosa di tranquillo. Ok, è qualcosa di molto tranquillo. Ok, c'è un rifugio, non ci credo. Raga, siamo in un rifugio. Siamo in qualcosa che assomiglia molto a un rifugio. Allora, metti di stelmetto, togli questo, metti questo che è sempre meglio del tipo di coso che c'è adesso. Va bene, qua abbiamo preso tutto. Qua c'è una doppia chest. Vedi che esplodono cose, raga. Io non so perché esplode roba. Qua sta esplodendo roba in un modo bruttissimo. Mettiamo una torcia. Ok, rompi anche qua. Con molta calma. Posso aprire? Devo rompere questa. Posso aprire? Cosa abbiamo? Ok, splash posh night vision. Bellissima. 3 secondi di night vision. Ok. Un altro arco. Roba, c'ho roba, ragazzi. Allora, c'ho un sacco di roba. Non appena riusciamo a superare questo piccolissimo dungeon. Qua sotto cosa ci sarà? Permesso, qua si è allagato tutto. Ok, me ne torno su. Non è vero, mi sono affacciato così tanto per sport. Sì, ci facciamo pure una suonata. Dicevo, non appena riuscirò a prendermi il blocco di lana da questo posto, potrei sfruttare tutta la roba che ci sta qua per attrezzarmi un attimino meglio. Va bene, non sono ancora riuscito a leggere nemmeno i cartelli, ragazzi. Talmente il casino che c'è in questo posto che non riesco a leggere i cartelli. Là che c'è scritto coma mark 2 ciambe. Ok, va bene, sono le camere di crio qualcosa. Là c'è, guardalo lo scheletro, guardalo com'è pronto per seccarmi malissimo. Io non riesco a scendere, cioè, ma avete bloccato qua su. Allora raga, con calma, ragioniamo con molta calma. Cerchiamo il blocco di lana, dove sta? Da qualche parte deve sta. Io voglio il blocco di lana e me ne voglio andare da sto posto orribile. Me ne devo andare assolutamente, cioè non è che posso rimanere qua. Allora, ce la faccio secondo voi? Io ci provo, raga. Ci provo tantissimo. Non ce l'ho fatta mai. Ho beccato pure le ragnatele. Aspetta, 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 aspetta. Via, 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 corriamo. Mettiamo torce da tutte le parti, signori. Mettiamo torce, pariamoci tantissimo. E attenzione, attenzione. Attenzionissimo proprio. Ok, mi stanno un attimino accerchiando, raga. È problematica la cosa. Sono finito da qualche parte che non devo... Parati. Bravi, bravi, bravissimi, bravissimi. Ammazzatevi tra di voi, ciao. Me ne vado tantissimo. Mangia, mangia qualcosa. Ma devo trovare il tempo di mangiare, ragazzi. Mi sto... No, non mi devo far colpire, non mi devo far colpire. Non ti far colpire. Mamma mia, mamma... Raga, vi giuro, mi sto terrorizzando. Cioè, non sto scherzando. Ok. Ok. Pericolosissimo, ragazzi. Cioè, come se non bastasse, non ho avuto manco il tempo di vedere cosa c'è qua giù. Adesso aspettiamo che ci risale la vita, ci ributtiamo giù e cerchiamo di vedere un attimino in giro cosa c'è. Ho 10 torce. Guarda, è arrivato il momento di usare questa. C'ho la visione notturna? Sì, non vedo un cacchio uguale, è come prima, non è cambiato nulla per me. Però va bene, non fa niente. Allora, ci provo, raga. Con calma, là c'è il ragno che mi sta aspettando tantissimo. Lo secco male malissimo. C'è un creeper, il creeper no, il creeper no. Senti scheletro, levati, 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 levati tantissimo. E vuoi morire? Ok, ci potrei morire male. Attenzione, non dobbiamo perdere la calma, non dobbiamo perdere la calma mai. Mai, mai dobbiamo perdere la calma. Devo mangiare, devo trovare un posto dove infilarmi, un altro posto dove potermi infilare. Ok, l'acqua, l'acqua ci può salvare, signori. L'acqua ci può salvare tantissimo. Basta mettersi di spalle, mangiare. Mettersi così e tenersi pronti per la parata dalle frecce. Attenzione, mi sto... Sì, devo rompere sto coso. Che cos'è? Scheletri, scheletri, vai. Rotto, rotto tantissimo. Ok. Qua sto bene perché qua non mi possono raggiungere. Quindi ho una visuale abbastanza buona di tutto quanto... Quello che devo guardare fondamentalmente. Qua che c'è scritto... Ah, per andare al piano di sopra. Come si va al piano di sopra? Ci sono delle scale rotte ovviamente. Te pareva? Ok, e anche qua è tutto rotto, raga. Qua è tutto scassato, è tutto distrutto. Come ci arrivo io su? Devo prendermi un po' di scalette, dai, mi prendo le scalette. Mi basteranno 3 scalette? Io spero tanto di sì. Intanto potresti piazzare i blocchi, grazie, grazie, bravissimo. Ok, bravo, bravo così. Quanti spazi mi servono? Forse ce la faccio. 1, 2, non ce la faccio mai.
rompiamo anche questa. Lo so, sto usando la cesoia, me la dovrei risparmiare, raga, ma qua è un casino, ragazzi. Qua si muore male e qua si cade anche se non sto attento. Ok, ok, ce la posso fare. Sto salendo da qualche parte, raga. Una botola di legno, che è legno. Ok, legno, attenzione. Attenzione, attenzione signori. Attenzione che siamo... porca zozza, no, pure sti cosi no. Sti cosi no, maledetto, muori malissimo. Ok, questa cesoia fa schifo. Abbiamo capito che fa schifo. Qua c'è scritto progetto Coma Mark 1 test. Ok, sfera... No, 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 no. No, 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 no. Quanti ne stanno spuntando? Quanti ne stanno spuntando? Quanti cavolo ne stanno spuntando? No, no, io non posso morire ammazzato da sti topi maledetti. Muorici, muorici, muorici una... E muori. Porca zozza, sta cosa fa schifo. Ragazzi, spuntano un sacco. Ragazzi, mi sto cagando addosso. Non lo volevo dire, ma lo devo dire per forza. Intanto vedo che sulla mia sinistra c'è un nome che si è scritto Petril de Futuren Ceo. Che cavolo, c'è il Ceo di... Allora, con calma. C'è un mob spawner lì, non vedo. Settore privato. Ok, chi oltrepassa verrà punito. Ragazzo, cioè, tanto peggio di così non è che può andare, voglio dire. Mamma mia, che fatta molto bene questa mappa comunque, devo riconoscerlo. Però è anche molto terrificante la situazione qua. Allora, dove cavolo spuntano sti cosi? Da qua spuntano. Ti devi togliere dalle palle, capito che ti devi togliere, che ti secco malissimo, ti sto sputando. No, no, devo distruggere quel coso, per favore. Per favore, quanti cacchio ce ne stanno? Devo scapparmene. Allora, ok, la situazione è drammaticamente pericolosa, signori. Molto pericolosa. No, 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 per fortuna che non fanno molto danno sti schifi. Vai col piccone magico, rompi tutto, rompi qua. Bravissimo, ce ne sta uno pure qua sotto. Lo sapevo. Ok, stiamo andando bene, stiamo andando molto bene. Chiudiamo un attimo qua. Allora, l'ambulatorio. Mettiamo il test sfera. Ricorda di rimuovere l'orange core prima di testare. Ok. Costruito per testare un mix di ossidiana e concrete. Attenzione, il test può trasformarsi in una TNT. Lo sapevo io, raga. Lo sapevo. Non uscire senza il permesso dell'amministrazione. Ma chi cacchio se ne frega, non rompete le balle. Ok. Sembra esserci un'uscita qui su. Davvero? È un'uscita? Dove cacchio sto, mo? North Shore Village. È là che c'è scritto Autumn Woods. Ok, siamo arrivati ad un'uscita. Va bene, ma io non posso uscire se non visito prima tutta sta zona qua, però. Mi sembra... qua vedo brutta roba, raga. TNT da tutte le parti. Mamma mia. No, ma c'è... Ho finito anche le torce, porca zozza. Qua che cosa c'è? Una cesta con della roba, un libro. Ciao, un libro e c'è gente. No, no, questi sanno aprire la porta, raga. Questi la sanno aprire la porta. Io chiudo. Allora, ragazzi, abbiamo trovato anche un libro. La situazione è drammatica. Ci abbiamo un libro, un diario del dottor Macciac qualcosa, che potremo tranquillamente leggere. Ma, ragazzi, lo leggeremo nella prossima puntata, perché... questa mappa, ve lo assicuro ragazzi, è drammatica. Quindi, come al solito, vi ricordo, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate, condividete il video del canale sui vostri social, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sull'apposita campanellina che YouTube mette lì come monito per la serie. Tu ci clicchi e ti arrivano le notifiche, e poi le notifiche non arrivano, ma quelli sono dettagli. In ogni caso io mi fermo qua e come sempre vi do appuntamento sul canale per un prossimo episodio. Ciao ragazzi!